Il ministro del turismo Garavaglia, in visita alle terme di Montecatini, che grazie anche al bonus terme sono tornate ai livelli di presenze del 2019, se non superiori, il ministro ha annunciato nuovi sostegni per il settore termale, che negli ultimi anni ha faticato non tanto nel settore delle cure estetiche, quanto soprattutto per quelle mediche e di prevenzione. Innanzitutto una grande attenzione al sito, è un sito UNESCO, quindi non possiamo permetterci problemi in un sito UNESCO e quindi laddove fosse necessario un intervento, ne faremo di tutto per trovare delle soluzioni. Abbiamo visto il successo che ha avuto il bonus terme l'anno scorso, che ha fatto riscoprire questo prodotto agli italiani, ma c'è ancora tanto da fare. È nostra intenzione poi con il sindaco fare un convegno proprio qui a Montecatini per sviluppare la parte sanitaria, che negli anni si è un po' persa. I medici di medicina generale si sono un po' dimenticati, tra virgolette, di quanto bene possono fare le terme, soprattutto dal punto di vista della prevenzione. Ma oltre a questo è un enorme volano turistico. Montecatini è al centro di una delle aree più belle del nostro paese e quindi cosa c'è di meglio che venire qua, passare le acque e anche fare qualche bella gita. Le terme di Montecatini stanno attraversando un periodo complicato da un punto di vista economico. La regione, socio di maggioranza, il comune apre ai privati. Le trattative sono in corso, ma per ora il sindaco Baroncini ancora non si sbilancia. Si è parlato impropriamente di trattative avviate, mentre non è così. C'è una manifestazione di interesse, c'è un interesse concreto da parte di un privato e forse anche di altri. Vedremo quello che saranno gli sviluppi, certamente pretendiamo le dovute garanzie e come città chiederemo anche e pretenderemo anche che ci siano dei precisi impegni da parte di eventuali privati che entrano.